Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è il 18 di marzo. Venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti. Ogni tanto qualcuno mi chiede: sei scomparso dal video? Che cosa stai facendo? Beh, sono scomparso dal video nel senso la TV generalista tradizionale, poi ormai dirette in tutte le forme, a cominciare dalla TV in streaming, che è questa delle fonti H24. Il modo e le piattaforme per comunicare sono diverse, fortunatamente. Poi io ho una fortuna di avere un editore alla radio, Radio Mediaset, che mi lascia libero tutte le mattine di parlare dai microfoni di Virgin Radio. Ho un ottimo rapporto con Maurizio Belpietro, direttore della Verità, giornale al quale collaboro, e ho un ottimo rapporto con l'editore delle fonti che mi ha chiesto di riprendere il discorso che avevamo iniziato l'anno scorso con uno spazio di approfondimento con ospiti diversi, tutto costruito sui miei rapporti personali. Premessa che mi serve per introdurre l'ospite di oggi, che non farò finta di vedere qui per la prima volta, lo conosco anche, diciamo, al di fuori dei nostri rispettivi ruoli pubblici. Poi, come al solito, il tono della conversazione è friendly. Io poi faccio giornalista, lui fa l'imprenditore e soprattutto anche il presidente di Federalberghi. Buongiorno a Bernabò Bocca. Eccolo Ciao Antonello, buongiorno a tutti. qua. Allora, un periodaccio caratterizzato da una serie di segni negativi. Si sperava che le cose potessero andare meglio, ma mi pare che anche questa stagione sia così così. Dottor Bocca, possiamo darci del tu intanto? Sì. Sì, ti ringrazio Antonello, vista la nostra lontana conoscenza. Lontana conoscenza. Ecco, non stavo parlando però del settore alberghiero, Bobo, stavo parlando della stagione della Juventus, essendo tu un tifoso sfegatato. Non so in questo momento cos'è peggio, diciamo che non abbiamo sollievo da nessuna parte, né dalla Juve né dagli alberghi. No, Allora. tornando al discorso di prima che tu mi facevi, purtroppo noi abbiamo chiuso un 2020 che è stato per il settore nostro un anno orribile, nel senso con una perdita di circa il 55% del fatturato, con delle punte soprattutto nelle città d'arte che arrivano all'80%, cioè le destinazioni che vivevano di turismo internazionale, soprattutto di turismo americano, sono state quelle ovviamente più colpite. Speravamo in una ripresa nel 2021, purtroppo i primi 2 mesi hanno portato questo 54% a un meno 80%. Perché con la chiusura della montagna, con l'impossibilità ancora di muoversi da una regione all'altra e con l'impossibilità degli stranieri di raggiungere il nostro paese, ovviamente c'è un blocco oggettivo delle attività alberghiere. Noi non siamo chiusi per legge, ma è come se lo fossimo. Vedevamo la Pasqua come un momento di ripresa, questo lockdown che ci porta direttamente al 7 di aprile sp ha spostato in avanti l'asticella. Bene, abbiamo già messo tanta carne al fuoco, io ci sarei arrivato per gradi, ma va benissimo, prendiamo il toro per le corna. Dunque, chiusura a Natale a Santo Stefano, chiusura per i ponti, chiusura per Carnevale, chiusura delle settimane bianche, chiusura per Pasqua, il 25 aprile è domenica, il 1º maggio è sabato. Ponti, ammesso che siano possibili, non ce ne saranno, anzi è possibile che magari Dio non voglia per qualche motivo in qualche zona d'Italia quei weekend siano anche ancora in zona rossa. Forse il 2 giugno, che è un mercoledì, potrebbe legittimare l'ipotesi che si apra, no, un inizio di stagione estiva, però è una situazione, Bobo, un po' schizofrenica. Faccio degli esempi pescandoli random, poi ci dirai della tua. Ieri tu sei andato di fronte alla somma autorità politica del paese, sei stato ascoltato come presidente di Federalberghi sulla situazione che riguarda il tuo settore. È un settore però che vive, secondo me, e parlo da uomo della strada che legge le notizie. Faccio un esempio. Ho dato la notizia qualche giorno fa che il governo greco si è precipitato ad annunciare che le isole greche in estate saranno Covid-free. Poi uno può dire dipende dall'isola, da quanti abitanti ci sono, tutti i discorsi, però
sovrastrutturale, rimane il messaggio del governo, immagino, ai turisti stranieri, cioè preparatevi che in estate, l'estate prossima, potrete venire tranquillamente in vacanza nelle nostre isole, nei nostri alberghi, perché non ci saranno problemi. Questo al netto se poi passerà l'idea di fare un passaporto sanitario, una carta verde, non lo so. Ma scusi, scusa Bobo, ma noi non potremmo fare la stessa, cioè cosa ci vuole a fare in modo che le isole, oltre che la Sardegna, che è zona bianca, diventino tutte Covid free? Tanto per cominciare, la Sardegna, la Sicilia, Capri, le Eolie, non lo so, siamo un po' indietro mi pare, no? Certo, noi abbiamo preferito dare la precedenza ai professori universitari e agli avvocati, per cui questo è il controsenso, quello che io ho detto al ministro Garavaglia. Non possiamo permettere fughe in avanti di paesi europei, ci deve essere una regola valida per tutti. La Grecia non solo ha annunciato le isole Covid free, ma la Grecia ha detto che dal 14 di maggio chi è in possesso o di un vaccino o di un tampone negativo può tranquillamente entrare in Grecia a trascorrere le vacanze. Questo ovviamente, siccome questi mesi sono i mesi in cui si prenota per l'estate, porterà i turisti italiani ed europei in genere a prenotare le proprie vacanze in Grecia, perché al momento la Grecia appare come l'unico paese che fa entrare i turisti stranieri. Ecco, non vorrei che noi arrivassimo come sempre in ritardo di due mesi, per cui magari a giugno diremo ah ma no, anche in Italia puoi venire col passaporto o col vaccino, a quel punto il turista ha già prenotato e non riesce più a recuperarlo. Ecco, non vorrei che vedessimo, che si assistesse a quello che abbiamo visto l'anno scorso, di corridoi turistici che ci passano sulla testa, quindi da paesi che generano turisti come ad esempio l'Inghilterra, che sembra che a maggio abbia vaccinato tutta la popolazione, e paesi che accettano questi turisti come la Grecia, che li fanno entrare e noi ce li vediamo passare sulla testa. Ecco, una cosa che non possiamo assolutamente permetterci questa. Raccolgo la provocazione vagamente polemica nei confronti delle categorie prioritarie sul fronte delle vaccinazioni, perché quello che dice Bobo Bocca, mi sto rivolgendo a chi ci sta guardando in questo momento, è vero. Al netto del personale sanitario che è stato legittimamente, ovviamente, vaccinato per primo, parentesi, poi ci sono medici e infermieri che non si sono voluti vaccinare, e questo sarebbe un ulteriore argomento di approfondimento, non con il presidente di Federalberghi. Però è evidente, oggi c'è un dato che dice che il contagio fra il personale sanitario che si è vaccinato dal 28 dicembre al 1 marzo, il contagio è crollato del 98%, quindi bisognerebbe correre, se possibile, a vaccinarsi tutti. A, se ci sono i medici che ci vaccinano, B, se ci sono i vaccini, C, se ci sono i posti dove vaccinarsi. Però Bocca ha ragione, dice... Noi saremmo anche una categoria potenzialmente a contatto con, ma lo dice molto a prodomo sua, parla degli albergatori, o forse non solo degli albergatori. Invece si è preferito dare priorità agli avvocati, eccetera. Per carità, tutti hanno diritto a essere vaccinati. Forse si poteva partire appunto dalle categorie di servizi al pubblico che potenzialmente devono entrare in contatto con altre persone. O sbaglio, Bocca? Ma guarda Antonello, tu hai perfettamente ragione, ma per sgombrare il campo da equivoci, perché ovviamente la nostra è una richiesta pro domo nostra, ma facciamo l'esempio di un cassiere di un supermercato, facciamo l'esempio di una persona che passa 8 ore al giorno a contatto col pubblico toccando soldi e carte di credito. Io credo che queste sono le categorie che andrebbero vaccinate per prima, cioè o uno sceglie unicamente il parametro anagrafico, cioè si dice indipendentemente da quello che fai, se hai 85 anni, 80 anni, 75, ma se tu cominci a fare corsie preferenziali per corporazioni, chiamiamo così, o lobby, allora a quel punto lì secondo me devi partire dai lavoratori che hanno contatto col pubblico. Quindi togliamo il tema degli alberghi, va bene, supermercati e ristoranti. Cioè una linea la devi seguire, ecco, perché se no quello che abbiamo assistito in queste settimane non va assolutamente bene. Ieri io ho avuto un collegamento col direttore generale del turismo della Grecia, e questi ovviamente quando raccontano che le isole con meno di 1000 abitanti sono già tutti
vaccinati, quindi hanno già 7 isole covid free in Grecia, e quando raccontano che loro, indipendentemente da quello che deciderà l'Europa, faranno entrare in Grecia le persone in possesso di questa green pass, perché non si vuole chiamare passaporto sanitario, chiamiamola come vogliamo, certificato green pass, ecco, vedere come siamo messi noi, devo dire, va benissimo il lockdown, però nel frattempo si cerchi di vaccinare, perché, come dico, se noi perdiamo anche la stagione estiva diventa veramente un grosso problema. Per curiosità, anche se è del tutto legittimo che il presidente dei Federalberghi, no, pensi anche al settore degli albergatori e degli alberghi, sarebbe curioso il contrario, quindi non era una critica dire lavora pro domo sua, lavora anche pro domo sua, ma come avete sentito fa un ragionamento di carattere generale. Ma per curiosità, e glielo chiedo proprio perché non ho idea, quanti casi gravi di contagio c'è stato a livello di alberghi? Cioè, nel senso, gli alberghi sono stati un focolaio, c'è stata un'esplosione dell'epidemia per quanto riguarda coloro che ci lavorano o coloro che ci sono transiti, non lo so, avete fatto uno studio di settore, vi risulta che qualcuno vi possa dire, caro Bocca, sì, lei ha ragione, però guardi, carta canta, gli alberghi erano un disastro? Allora, ti ringrazio per questa domanda, perché mi permetti di chiarire. Noi a marzo abbiamo fatto un protocollo sanitario per gli alberghi. Da marzo ad oggi non si è verificato nessun caso, né grave né leggero, di contagio all'interno dei 32.000 alberghi in Italia. Quindi significa che questo è stato un protocollo fatto bene, un protocollo serio e soprattutto un protocollo rispettato. Questo protocollo è stato messo al vaglio del CTS, quindi nel marzo 2020. Il CTS ha fatto delle osservazioni, tipo che non si potevano usare gli ascensori nei campeggi, per dire, oppure il CTS ci ha detto che due persone che dormivano nello stesso letto, ma non erano sposati, non potevano prendere lo stesso ascensore. Quindi ci siamo trovati di fronte, tu capisci bene, a qualche difficoltà. Ciò detto, grazie alla conferenza Stato-Regione siamo riusciti a fare un protocollo timbrato, asseverato, e soprattutto un protocollo che ha funzionato. Quindi oggi gli alberghi sono luoghi assolutamente sicuri, per cui se la Grecia fa le isole covid free, in Italia potremmo fare tranquillamente gli alberghi covid free, cioè alberghi dove il personale è tutto vaccinato. Questo sarebbe una garanzia sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti dei clienti. Su questo noi abbiamo scritto un avviso comune insieme alle tre sigle sindacali, mandate al governo, ci auguriamo che ci risponda. Dunque, per chi non lo sapesse, Bocca è stato anche a un certo punto della sua multiforme attività parlamentare della Repubblica, eletto nelle file del centrodestra, nel partito di Silvio Berlusconi. Chiedo al Bocca politico, allora, non all'imprenditore. Tra l'altro Bocca è a capo di Federalberghi, credo, da ormai 22 anni? 21, ma 20, neanche... 20. Ma neanche Kim Il-sung in Corea, Bocca? E siamo alla pari, più o meno, stiamo facendo... No, vuol dire che... Però sempre attraverso elezioni, non c'è uno... No, non è una dittatura. Stavo dicendo che evidentemente gli associati di Federalberghi continuano a nutrire fiducia nelle capacità di Bocca di guidare l'associazione verso, glielo auguro sinceramente, magnifiche sorti e progressive. Ma al Bocca, che è stato anche parlamentare, chiedo, quando noi ti ho intervistato, Bobbo, qualche tempo fa, quando non c'era il Covid, tu segnalavi una circostanza, cioè il settore collegato all'alberghiero, cioè il turismo, valeva 13 punti di PIL, mi pare all'epoca, e tu dicevi, caspita, non c'è neanche un ministero, o meglio, nella prima Repubblica c'era, poi avevano accorpato tutto, adesso dice ci manca un interlocutore. Voglio sapere due cose. Se hai notato già un cambio di passo tra il governo Conte 2, quello giallo-rosso o giallo-rotto, e il governo Draghi,
E la seconda circostanza è, immagino, che lo spacchettamento del MIBACT, cioè il Ministero dei Beni Culturali, a Franceschini, e le deleghe come Ministero per il Turismo a Garavaglia, sia stata un'iniziativa che ha preso Draghi, che ti trova e che vi trova d'accordo. Assolutamente sì, tu conoscendo bene il nostro settore sai come noi abbiamo sempre chiesto un ministero dedicato, anche perché il turismo, devo dire che ha girovagato in tutti i ministeri dell'arco costituzionale, ci mancano le pari opportunità e le abbiamo fatti tutti, perché siamo andati dalla Presidenza del Consiglio, al MISA, agli affari regionali, al MIBACT, cioè abbiamo giracchiato da tutte le parti, ma sempre come ospiti. Cioè noi all'agricoltura, cioè noi entravamo in un ministero già esistente che si occupava di altro, dice vabbè mettiamoci una T in fondo e vediamo se questo ministero si occupa anche di turismo. Per cui il fatto oggi di avere un ministero dedicato, soprattutto un ministero dedicato con portafoglio, per noi è molto importante, perché ovviamente ci consente innanzitutto di avere un'interlocuzione diretta con una persona che in questo caso è il ministro Garavaglia, a cui auguro, faccio i migliori auguri di buon lavoro, l'ho già incontrato più di una volta e mi sembra essere una persona assolutamente concreta, e noi oggi abbiamo bisogno di concretezza. Quindi avere una persona intorno al tavolo del Consiglio dei Ministri che parla esclusivamente di turismo e che non parla magari di agricoltura o di musei, e poi ci appiccica sotto anche il tema del turismo. Quindi ottima la scelta di Draghi. Io dico sempre che questa istituzione di un ministero ad hoc è un regalo che noi faremo ai nostri figli, perché ci è voluto molto coraggio a farlo, a istituirlo, perché tutti i governi precedenti hanno sempre parlato di turismo ma non hanno mai avuto il coraggio di fare un ministero dedicato, e sfido qualsiasi governo che verrà in un domani ad abrogare un ministero di un settore che rappresenta il 13% del PIL. Per cui per noi questa ovviamente è una pietra importantissima. Siamo all'anno zero di questa nuova avventura, però siamo molto fiduciosi che questa avventura possa portare risultati. Sono d'accordo con lei, è un cortocircuito che mi ha sempre... Mi dai del lei adesso? Sì, no, scusami, sì, hai ragione, perché poi ho dei tic, oltre che gli occhiali, no, a copertura dei miei problemi oculistici, diciamo così, fanno molto Flavio Briatore, un nome che so che non ti è ignoto per motivi professionali, non aggiungo altro, se vuoi aggiungerlo tu poi lo puoi fare, ma dico il cortocircuito mi stupisce sempre, perché ogni qualvolta si debba parlare dell'Italia, che è piena di monumenti che sono dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il paese con i maggior siti patrimonio dell'UNESCO, che abbiamo spendite, tutti a dire ma il turismo, tutti che lo dicono, dopodiché non succede mai niente, cioè tutti a decantare le bellezze dell'Italia, che è un valore aggiunto, no? Questo prima del Covid, poi il Covid ha, come dire, complicato le cose, ma prima del Covid tutti a parlare del turismo, delle bellezze, dell'UNESCO e quanto siamo ambiti nel mondo come meta, no? Tutti in Italia, dall'estero, poi però non è successo niente. Ha ragione Bobo Boca in questo momento nel dire facciamo che questa sia la pietra su cui costruire finalmente una politica seria su una voce importante che porta o portava e speriamo riporterà Sghei o Euri. Allora, stavo guardando, scusa Antonello, ti interrompo. Dimmi. Che hai lo stesso look di Briatore adesso, stessi occhiali, stessa barba. Mi sembrate separati dalla nascita. Sì, affinità elettive con Flavio Briatore, che conosco anche lui da Temporibus Illis. Devi sapere, adesso facciamo un po' di spettegulesse, visto che non abbiamo la liturgia dei programmi televisivi che devono andare in corsa con le pause pubblicitarie e fermarsi. Che 20 anni fa, giusto 20 anni fa, io ho fatto un reportage trasmesso dalla 7 su Flavio Briatore, raccontandolo a 360 gradi, perché la biografia di Flavio Briatore è un po' articolata, è un po' complessa, mettiamola così. Dopodiché io ho sempre detto a quelli che lo criticano per i suoi aspetti, diciamo, più esteriori o più pacchiani, secondo alcuni, le babbucce con le iniziali, no? Che è un signore anche che però ha dimostrato per alcune cose di avere un grandissimo fiuto. Io ricordo agli appassionati di Formula 1
perché tornerà il campionato con i Gran Premi a fine mese, ricordo che Flavio Briatore è quel signore che con la scuderia Benetton a un certo punto a Spa vide un giovane pilota che si chiamava Michael Schumacher e disse: questo è uno che secondo me c'ha dei numeri, lo andò a prendere. E Briatore mi ha sempre detto: a Spa c'ero io, ma c'erano anche tutti gli altri, quindi come l'ho visto io, ma nessuno si è mosso, io sono andato, me lo sono preso, e poi con Schumacher hanno vinto titoli mondiali sia pilota sia costruttori, segno evidente che poi Briatore non è solo un personaggio folcloristico da barzelletta, trascinato dalla madre di suo figlio a fare interviste per il Grandi Fratelli o per i reality, ma è uno che anche del fiuto, poi ha preso posizioni che sono, come le posizioni di tutti, opinabili, però almeno un merito glielo vogliamo riconoscere: quando si è occupato di Formula 1 il suo mestiere di Riffo o di Raffa l'ha saputo fare, punto. A capo Bobo Bocca, ho detto presidente di Federazione. Non sento più io. Sì, buongiorno Bocca, sono da studio Milano, Manuela Donghi. Adesso ripristiniamo, buongiorno, ho fatto incursione chiaramente per ovviare al problema tecnico. Adesso chiamiamo subito Antonello Piroso, anche perché insomma, così facciamo concludere la domanda. Intanto insomma, grazie per essere intervenuto e per intervenire oggi qui, soprattutto in questo momento particolare, ne stavate parlando anche con il collega. È fondamentale, credo, le faccio una domanda io mentre aspettiamo Antonello, valutare un po' quello che potrebbe succedere nell'immediato futuro, visto che si parlava di periodo schizofrenico. Ma l'immediato futuro ovviamente è dare fiducia innanzitutto agli imprenditori e ai turisti, perché c'è una grossa voglia di muoversi, c'è una grossa voglia di viaggiare, c'è una grossa voglia di venire in Italia. Noi abbiamo rapporti costanti con grosse agenzie americane, dicono che gli americani, siccome saranno i primi a essere tutti vaccinati, vogliono viaggiare e vogliono venire in Italia. Per cui l'importante oggi, c'è una sola priorità in questo paese: i vaccini. Bisogna correre con i vaccini, perché solo vaccinandosi e riprendendo l'economia potremo uscire da questa palude. Certo, anche perché guardi, mi aggancio a una notizia proprio di oggi che riguarda la Sardegna, che è l'unica regione bianca italiana, no? Sa che è stata emessa un'ordinanza di Solinas, per cui chi vuole andare in regione Sardegna deve dimostrare o di essere vaccinato o di aver tampone negativo. Insomma, intendo dire che se non si procede in modo serrato rispetto alla campagna vaccinale e altro, ci saranno poi sempre situazioni come questa, cioè per cui ciascuno dovrà prendere appunto chiaramente decisioni e restrizioni a seconda della situazione specifica, però questo non fa bene al comparto, chiaramente. Certo, anche perché abbiamo avuto la dimostrazione che, voglio dire, questi lockdown servono a contenere, ma non certo a risolvere il problema, perché poi non appena una regione è gialla, e dopo 2 settimane la regione non diventa neanche arancione, diventa addirittura rossa, come è successo nel Lazio a noi. Sì. Perché ovviamente appena sei giallo la gente non ne può più di stare a casa, la gente esce, la gente si infetta e ritorniamo a capo a 12. Per cui fa bene il governatore della Sardegna a dire: oggi siamo bianchi, siamo un'isola, se volete venire da noi dovete dimostrarci di non avere il coronavirus. Senta, le faccio una domanda un po' che chiaramente forse è una domanda da $1 miliardi, una curiosità mia, peraltro che cerco sempre anche di chiedere a chi come lei si occupa di gestione turistica, per così dire, però dovendo far conto anche con quelle che sono le paure, no, a livello sociale delle persone. Lei ha detto ci sono persone che appena cioè liberi tutti escono perché non ne possono più di stare in casa, però ci sono molte persone che hanno ancora paura. Lei ha paura della gente? Cioè, ipotizzare, dopodomani la campagna vaccinale procede spedita, si riapre tutto, fortunatamente possiamo cominciare e tornare a fare la vita di prima, ma questo tema della paura, lei appunto, lei ha paura, domanda un po', che si arrota su se stessa. No, è quello che è successo in questi ultimi giorni non aiuta, perché quello che è capitato con AstraZeneca, cioè se oggi come tutti noi ci auguriamo l'EMA dovesse dare via libera ad AstraZeneca, quindi ricominciare con i vaccini di AstraZeneca, da un lato comunque abbiamo perso 10 giorni, perché i dubbi, le cose eccetera eccetera, dall'altro abbiamo insinuato nella gente una paura nei confronti del vaccino di AstraZeneca, quindi ovviamente c'è paura a vaccinarsi, paura a non vaccinarsi.
Questo è il problema, cioè oggi c'è un problema al di là delle regole dei lockdown, oggi c'è un problema psicologico delle persone, per cui bisogna vincere questo, e si vince solamente con dati scientifici. I paesi che si sono vaccinati, vedi l'Inghilterra, vedi gli Stati Uniti, vedi Israele, o hanno già ricominciato, ricominceranno a breve una vita normale. Quindi l'unica strada è il vaccino. In Inghilterra hanno somministrato 20 milioni di dosi di AstraZeneca, non hanno avuto i problemi degli altri paesi, e questo forse fa pensare se non sia un tema strumentale quello di AstraZeneca per favorire altri vaccini. Andiamo avanti a tutta rata. Ok, certo, andiamo avanti. Beh, insomma, lei si aspetta però da questo momento, perché poi, insomma, chiaramente abbiamo avuto il cambio di governo, però per il momento si sta procedendo un po' allo stesso modo, perché chiaramente bisogna un attimino andare a parare rispetto a quelle che sono le penalità sui vaccini, ma si aspetta presto un cambio di guardia? Cioè, cambio di guardia nel senso a livello gestionale? Beh, assolutamente sì, devo dire. Un governo di unità nazionale, fermo restando la capacità del Presidente del Consiglio, però un Presidente del Consiglio deve comunque avere una squadra intorno. Oggi abbiamo un governo di unità nazionale, non abbiamo quasi opposizione all'interno di questo Paese, e quindi un governo di unità nazionale non ha più le scuse di dire «Ah, ma l'opposizione non me l'ha fatto fare». Bisogna remare tutti nella stessa direzione. E io sono fiducioso che noi usciremo presto da queste crisi. Ecco, intanto ho sentito anche Antonello Pieroso, che credo sia collegato al telefono. Antonello, io ovviamente ho cercato di condurre l'intervista in modo un po' più istituzionale, perché non, insomma, lo dicevi prima, il rapporto che c'è tra te e il presidente di Federalberghi è diverso. No, hai fatto benissimo, sono contentissimo. Poi, voglio dire, i rapporti personali, come ho detto, non devono influire, spero, sulla qualità della conversazione. Devo anche dire che è la prima volta che si verifica un incidente di questo genere dal primo di marzo, da quando abbiamo conosciuto. Mi dispiace che sia intervenuto con Bobo Bocca, abbiamo evocato la figura di Briatore e zot, è caduta la linea. Spero che questo non ci debba indurre a riflessioni di tipo scaramantico, ma io volevo chiedere a Bobo Bocca, essendo lui un imprenditore in proprio, no? Nel senso, a capo di un piccolo impero, se posso definirlo così senza esagerare, quanti sono gli alberghi di Bobo Bocca, della famiglia Bocca? Noi abbiamo 12 alberghi oggi nelle principali città italiane, a 5 e 4 stelle. Abbiamo un gruppo da circa 800 dipendenti, insomma, nel nostro settore è un gruppo grosso. Ecco, quindi la capacità di tenere insieme il grande gruppo, i grandi alberghi, anche il piccolo albergo della piccola località, che ha il diritto di essere tutelato esattamente come, no, il grande albergo della grande città, che è a fonte di attrazione nei confronti dei turisti e anche della clientela. Vorrei farti ricordare a chi ci ascolta che hai avuto la fortuna di avere tra i tuoi ospiti un Papa, un presidente americano, presumo anche la squadra della Juventus. Il Papa, se non ricordo male, era Benedetto XVI. Il presidente americano, credo George W. Bush, con qualche piccolo incidente annesso e connesso, ricordo male? Hai ottima memoria, perché si parla del 2006, quindi Olimpiadi invernali a Torino, noi stavamo aprendo un albergo che era un relais fuori da Torino, una villa settecentesca, Villa Matilde. Ricevemmo una prenotazione dall'ambasciata degli Stati Uniti per la squadra di slittino americana che doveva soggiornare nel nostro albergo durante le Olimpiadi invernali. Ci fecero addirittura costruire delle sale dove mettere gli slittini, delle rastrelliere dove mettere gli slittini. Se non che due giorni prima ci dissero che non esisteva nessuna squadra di slittino americana, ma che l'ospite era il presidente degli Stati Uniti, la moglie, la figlia e Rudolf Giuliani. E quindi il primo cliente di questo albergo fu il presidente degli Stati Uniti. Devo dire che questo, insomma, portò molto bene per la storia dell'albergo stesso, di Villa Matilde. Due cose, Bocca, voi albergatori, anche lei in prima persona, ovviamente avete avuto a che ridire a un certo punto con quel sito
che ha che con TripAdvisor, se non ricordo male, e poi avete avuto un problema che avete sollevato a livello pubblico sulla diversità di trattamento che è riservato agli alberghi attraverso ad esempio la cosiddetta famigerata per voi tassa di soggiorno, e poi i tanti soggetti che da un giorno all'altro diventano tra virgolette albergatori perché aprono bed and breakfast al di fuori di qualsiasi tipo di imposizione o regolamentazione, creandovi un danno perché, come dire, voi partite con una zavorra che rispettate, ma che evidentemente vi appesantisce. Sono due temi quelli delle recensioni su internet, la tassa di soggiorno, i bed and breakfast, ancora all'ordine del giorno per voi, una volta che poi ovviamente sarà passata in qualche modo la bufera della pandemia? Assolutamente sì, sul tema delle recensioni noi quello che contestiamo non è il diritto alla critica, per carità, è l'anonimato che si ha in queste recensioni, nel senso noi abbiamo provato come si sono state fatte delle recensioni positive o negative nei confronti di strutture che non esistevano, per cui chiunque oggi può andare su TripAdvisor a denigrare una struttura o dall'altra parte a magnificare una struttura, poi quando tu vai a vederla non esiste, per cui oggi è un falso TripAdvisor da quel punto di vista lì, oppure si presta a ospitare molte recensioni fasulle, oppure se io voglio penalizzare il mio concorrente gli faccio 20 commenti negativi e lo ammazzo. Per quanto riguarda il tema dei bed and breakfast, noi non siamo contro i bed and breakfast o gli affittacamere, noi siamo contro chi non paga le tasse, ma indipendentemente nel nostro settore o in altri settori, perché noi paghiamo tante tasse perché ci sono tante persone che non le pagano, questo è il tema. Allora, noi abbiamo detto su questi affitti brevi bisogna in qualche maniera che i proprietari di questi appartamenti che affittano il proprio appartamento su piattaforme come Airbnb almeno paghino la cedolare secca, perché la storiella dell'integrazione del reddito familiare della vecchietta, voglio dire, è una cosa che non ci crede più nessuno, in quanto abbiamo soggetti che gestiscono 10, 12, 15 appartamenti, quindi è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Nel 2017, nella mia esperienza parlamentare, fu approvata una legge che obbligava Airbnb, quindi la piattaforma, a fungere da sostituto d'imposta. Cioè significa che il cliente pagava a Airbnb il costo dell'affitto dell'appartamento, Airbnb da questo costo toglieva il 20% e lo versava direttamente nelle casse dello Stato, quindi sostituto d'imposta. 2017. Airbnb ha cominciato a fare ricorsi prima al TAR, poi al Consiglio di Stato, poi alla Corte di Giustizia Europea, poi di nuovo al Consiglio di Stato. In 4 anni non ha versato un euro nelle casse dello Stato. Noi stimiamo che questo 20% corrisponda a circa 130 milioni all'anno. Quindi sono passati 4 anni, io credo che lo Stato non possa rinunciare a 500 milioni. Siamo arrivati al rush finale, cioè il Consiglio di Stato a questo punto si deve pronunciare su una legge dello Stato e noi ci auguriamo che noi paghiamo il 50% di tasse, che almeno loro il 19% lo paghino. Allora, grazie a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, abbiamo illuminato brevemente e con qualche incidente di percorso di cui mi scuso io, visto che il problema forse riguarda Roma o il quartiere in cui io vivo, perché c'è stata una caduta di linea. Era giusto illuminare il settore degli alberghi perché fa parte di quel mondo del turismo, dell'attrazione, del bello dell'Italia, del Made in Italy, che non deve essere tutelato come un panda, deve essere messo in condizioni di lavorare al meglio, perché poi ci si mettono gli imprenditori, gli albergatori con la loro capacità, esperienza e creatività a fare il resto. Quindi non vanno tutelati, vanno messi in condizione di poter lavorare anche in una fase complicata come questa, quando, come ci ha ricordato Bocca all'inizio, all'estero, la Grecia in particolare, si è già mossa da adesso per dire venite in vacanza da noi perché saremo Covid free la prossima estate. Il rischio che ha segnalato Bocca e che io sottoscrivo è
che si arrivi come al solito a decidere tutto all'ultimo momento, e la fretta non è mai una cattiva consigliera, basta parlare con le persone che sono del settore e che le cose le sanno, a cominciare dagli albergatori, da Federalberghi e dal presidente Bernabò Bocca. Grazie Bocca di essere stato con noi, domani cambiamo ulteriormente registro, abbiamo cominciato la settimana, abbiamo parlato col capitano ultimo, ieri con Pantani, oggi con Bocca, domani con Edoardo Bennato, lunedì con Marco Bentivogli, poi c'è una serie di ospiti già in rampa di lancio, nel frattempo mi scuso ancora per questo incidente, restituisco la linea a Milano, ci ritroviamo domani alle 10. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a voi.